Buonasera, benvenuti in questa speciale trasmissione. Ormai siete abituati a vedermi all'interno del programma domenicale, Domenica con noi, ma questa sera edizione speciale tutta dedicata alla Pasqua. Vorrei presentare un pochino gli ospiti che ho questa sera qui con me, che sono la giovane, prego la camera di andare in inquadratura, Jessica Ricci, che si può dire un ospite d'eccezione, vuole sfondare nel mondo dello spettacolo e ci ha chiesto da tempo di intervenire in una nostra trasmissione per presentarci una bella canzone. Poi abbiamo, sempre qui accanto a me, Omar Monti, giovanissimo, 19 anni, studente alla Facoltà di Scienze Biologiche dell'Alimentazione all'Università di Firenze, che, attenzione, per il pranzo di Pasqua, dove comunemente si esagera con i vini, ci inviterà a apprezzare l'acqua minerale, essendone un giovane assaggiatore in erba. Ho sbagliato? Tutto perfetto? E poi, infine, se mi potete allargare con l'inquadratura, qui accanto a me c'è il nostro Ramò, ormai conosciutissimo dai nostri telespettatori, ospite fisso di tutte le nostre domeniche pomeriggio. Ci consiglierai, Ramò, delle ricette per la Pasqua. L'agnello. E vedremo dopo cosa ci potrai consigliare. L'agnello. Comunque, ma vediamo. Comunque, prima di parlare con il signor Omar Monti, che è il primo ospite della sessione, può disporre la pubblicità. A dopo. Beh, tanto ora, dopo ti facciamo parlare, Ramò. A dopo. Ok, tanto non portami che tu parli. Non c'avevo il microfono. Aspetta un secondo. Madonna. Ma potevi stare anche attento, mannaggia! Ora che si fa? Madonna! No, ma che te passi? Yeah, no! Madonna! Sono no, e ora me le ripagate queste bottiglie rotte, eh? Fino a un certo punto. Sì, ma del lavoro sfido il microfono. Mannaggia. Ma siamo via. Se non mai c'è la pubblicità, ragazzi. Porca miseria. Facciamo finta in vista, via. Mi pazienza, Madonna, vado un attimo. Stai registrando, vero? Ragazzi, il lavoro. Erano stati già messi. Mi dispiace, io. No, no, ora mi ripagate questo qui. Ma che avete fatto? Sì, beh, due, padella. Via, ci vuole una granata ora. Oh, no, aspetta, no. Allora. Facciamo. Dai, vai, fai bello Ramò che sdrammati. Tanto ora c'è la pubblicità, dai. San Gemini e la palina. No, queste. Madonna. Quella là è San Gemini. Madonna, prendiamo uno straccio. Qui bada che sì. Cazzo. No, ma qui. Ora facciamo. Guarda un po', ho preso della. Padella, voglio, ragazzi. Siamo in onda! No, meno male c'è la pubblicità. Via. Scusate, ma io sono una donna e. Mi dispiace, io guarda, te le ripago. No, ma. Le potevi portare tutte in plastica, no? Perché la porta in me? Ma siamo nello studio, ragazzi. Io mi piace. Siamo in onda? No. Ma meno male c'è la pubblicità. No, e poi è registrata. Allora, no, ma è registrata. Allora si non si può, la cioè, tanto le altre non le hanno viste, quindi non hanno contato quant'erano. Comunque questo credo non si sia visto, non si dovrebbe essere visto. Non si è visto, non si lo rimettiamo, le rimetto un attimo. No, non si è visto. No, è successo durante la pubblicità, Ramò. Senti, ma se ora lui fa, non capisco. No, via. Cioè, io. No, ma vedi, lo sotto la mia sedia oppure della scossa. Sì, quello no, ma il microfono. Nello sgabuzzino c'è quella a fare, sai, il poncio lì. Sì, è uno so però se c'è. Vieni. Questo affare qui, come si fa? Questo.
Ma sei registrato, spero. C'era rischio, però. Sì, provo, vedi. Fallo te, vai, ora, se no preso. Vieni. Date arrivo al cincio, va da ragazzi. Guarda che lo rimuove, ora te lo dico, lo vuoi rimuovere. No, ma se permettete so da me stavolta, scusate. Non per niente. Dai, poi si mette dopo. Vai là, là sotto. Fa cia cia, quando le scarpe fa cia cia. Quella fai il fuoco. Sì, fammi il bianco. Fammi il bianco qui. Sì. Ma ti rompi. Quanto manca? Oh. Si rimane coperti, no, però, da questo. Mi era forse sta... Se si potesse un po' spostare, ma non uso più di tanto. Aspetta, pianino, pianino. Ramon, ci vuoi aiutare un attimo? Sì, no. Madonna, ragazzi, sono appena anche ingannato. Sì, ecco, allora giriamo le... Sì, se vai i panni, poi le batte lì di lì, perché... Questo com'è? No, no. Ci servono panni, no, dopo no, per no, una... Non ho capito il senso, ma che deve succedere ancora? C'è ora un... C'è questo un campo? Lui fa... Questo è un campo, sì. Mezza ruta, ma insomma, no, lasciamo perdere. Ora, scusatelo, ma è emozionato. Sì, sì, certo. Però, insomma... Però vi fa una cosa. Ma ora come fai? Cioè, se dovresti farmi, cioè, fai l'assaggiatore a San Gemini, non c'è più ora, che racconti alla gente? Vabbè, non si fanno mia... posso fare? Ma tanto non l'hanno mica vista, erano fuori. Mi dai... Lascio anche le scarpe buone. Dammi un po' il poncio qui. Va bene. Dammi un po' quell'affare. Qua giù, vieni, dai un colpettino qua, vai, vedi che c'ho. Le nebuloni. Il favore della camera. Le nebuloni. Sì, però voi rimanete, scusate... Senti. Rimanete impallati voi. Coperti? No, ma noi ci possiamo stare... No, si sta in piedi, va bene? Per... In piedi? In piedi. Tanto per me uguale, no, non è... Chi è che sta? Fatemi abituare. No, no, voi rimanete seduti. Allora puoi stare in piedi e sto... Io ragazzi penso che dopo questa... Io credo... Quando... No, lo sai cos'è? Quando le serate cominciano male, a me dispiace per gli ospiti, perché no, sai... No, ma... Meno male era. Io spero bottine. Che non siano danni. Cioè non so quanto io costa. Io lo considero un ospite, perché se no, se no, francamente, uno avrebbe tutto il diritto di inquietarsi. No, no, io non voglio dire parolacce. Nello studio, ma da 2 minuti poi va. Madonna, che condizioni. Dai, rimettiti. Se è una serata non. Allora, siamo pronti per ripartire, tutto a posto. Io non ho più il microfono. È lì dietro. Però se state in piedi ora... No, ma questo qui non si è visto. Questa era durante la pubblicità, capito? No, non l'ha mica incontrata. No, era solo nella pubblicità questo qui. No, se era in diretta succedeva. Ok. Ah, ecco, vabbè. No, per carità. No, ma è stabile. Stabile. Sì, più o meno. Non tocchiamolo tanto perché... Senti, ma perché non dai lo spillo... Date un microfono a Ramon. No, se no ragazzi... Ma Ramon quando parla glielo do io. Ma se non canta ora, perché non dà il microfono a lui? Ma diamo il microfono a Ramon. Se no io non lo so. Sì, va bene, sì, io giusto. Con tutti questi cavi vorrei prendere la scossa. No, non si piglia la scossa, vero? Vabbè, siamo pronti, si può... Ti accomodi pure, tanto per ora l'ospite in campo. Faccio fuoco. Ah, riparli con lui sì. Allora? E ti risponde? Sì, si vedono bene? Sì, eh? Si vedono bene. E dopo la prossima pubblicità. Ma ti risponde. Meno male c'era Mo che è spiritoso, ci tira sul morale, perché staserata vada. No, Martino tu. Che... Se stiamo calmi, ora cioè, sono cose ora possano succedere, dai, ora. Io penso di una vela, se ora si vuol far lunga perché mi è cascate 2 bottiglie d'acqua, facciamo la lunga. No, ora se no. Tra l'altro non erano neanche, vabbè, insomma. Tanto vale se mi ha scusato lui, penso che anche voi... Teniamo queste, vada così. Vai, si riparte, via. Gli stili dell'Italia, noi stiamo qui a fare queste... Vai, partiamo. Attenzione, Andrea, quando sei pronto, quando vuoi. Vai. Allora, ben ritornati di nuovo qui in diretta, in trasmissione. Allora, questa puntata, vi avevo detto, puntata all'insegna della Pasqua, ai consigli e suggerimenti pasquali, dopo vedremo anche con Ramon. Ma ora veniamo a presentare il primo ospite, Omar Monti. Buonasera Omar. Allora, che come ho detto frequenta, tra l'altro so anche con successo, la Facoltà di Scienze Biologiche dell'Alimentazione all'Università di Firenze. Lo abbiamo invitato perché lui a Montecatini ha iniziato un po' per passione, un po' anche per studio, visto anche la facoltà che sta frequentando in questo momento, quindi causa studio, a collezionare bottiglie di acque minerali.
tanto fra l'altro si può dire da diventare un assaggiatore in erba. Sì. Ora qui dalla redazione mi hanno preparato un po' un testo di qualche domanda da farti. Stai rilassato perché... Sono rilassato. Sto guardando le acque perché... Vabbè, non importa. No. Ok. Veniamo allora a parlare un pochino con Omar e a conoscere Omar. Allora, innanzitutto spiegaci com'è nata questa tua passione. Come hai detto prima, è nata un po' per studio, un po' anche per gioco. Diciamo che mio padre ha lavorato in diversi ristoranti di Montecatini e non solo, e in un ristorante di Montecatini, di cui non faccio il nome, presso cui mio padre ha lavorato, ho conosciuto un sommelier, che tra l'altro è anche una persona simpaticissima, il signor Pino. E questo signore appunto mi ha invitato alla conoscenza di appunto, cioè mi piaceva il modo con cui assaggiava il vino, col taste vin, tutte queste cose qua. E vuoi che appunto ho iniziato a frequentare la facoltà di scienze biologiche per l'alimentazione, dove tra l'altro poi si studia anche cose di questo tipo. Vabbè, continuiamo, posso continuare con le mie domande? Scusa, ti interrompo, perché sai, non è che abbiamo tantissimo spazio, abbiamo altri ospiti. Allora, innanzitutto vorrei anche sapere quante acque, perché vedo già qui abbiamo un bel campionario, però ne parliamo dopo. Sì. Quante acque minerali ci sono in Italia? Vediamo un po' se vi sai rispondere a questa domanda. Sì, sono tante, quasi 300, almeno di quelle, diciamo, definite. Perché poi ce ne sono alcune anche un po' particolari che non, sì, sono acque, però diciamo acque particolari che non entrano proprio nel discorso acqua. Comunque ecco, diciamo quasi 300 di queste. Quindi, parliamo acque minerali. Acque minerali. Ora scusa un pochino la paradossalità, cioè questo paradosso della domanda. Sì. Che si intende per acqua minerale? Non è per niente un paradosso, perché effettivamente si deve dire che cosa sia quest'acqua minerale. L'acqua minerale non è altro che acqua naturale, ovvero pioggia, neve sciolta, ghiaccio sciolto, che penetra nel terreno, quindi nel terreno permeabile, composto per lo più da rocce calcaree, argillose, robe simili, e penetrando nel terreno, da un lato si depura e dall'altro acquista sali minerali disciolti nel terreno che possono essere dal calcio al fluoro al potassio eccetera eccetera eccetera, fino a quando scendendo diciamo sottoterra, diciamo così semplicemente, non trovano un terreno impermeabile e quindi stagnano su questo terreno impermeabile e formano dopo tempo e tempo la cosiddetta falda acquifera che o per ragione naturale o per attività umana che ci fa un buco, insomma, da qualche parte sgorga l'acqua. L'acqua che esce da quella fonte si può considerare questo buco, chiamiamolo fonte nel senso tecnico, certo. Si chiama fonte. Questa acqua è acqua minerale, è acqua naturale minerale in quanto ricca di sali minerali, e si dovrebbe quantomeno avere una conoscenza della possibilità. Questo lo dico, ma non so se è sicuro per tutte le case produttrici di acque minerali, che effettivamente siano naturali come prese alla fonte, ecco. Cioè che siano imbottigliate come sgorgano e senza l'aggiunta di o il fatto di che venga levato sali minerali o aggiunti altri. Scusa, ti interrompo, non so se questa è già una risposta alla domanda che ti sto per fare, perché sì. Non è che mi intendo molto di acque minerali. Ho qui delle domande a cui hanno collaborato la redazione, io non faccio altro che ripeterle e proporte. Allora, che si deve leggere su un'etichetta in piena regola? Sì. So se hai già risposto o no. No. Ecco. Vabbè, le cose diciamo essenziali sono quattro. Sono la data di imbottigliamento. Questo soprattutto per il fatto che bottiglie in plastica durano 6 mesi, cioè si possono consumare entro 6 mesi. Bottiglie in vetro invece 12 mesi. Uno penserebbe, le acque minerali. Vabbè, prego, continua. È interessante questa cosa. Sono veramente rimasto della terminologia di tutto l'effetto, molto bello. Prego, continua. No, se vuoi venire un giorno all'università, da un lato la data di imbottigliamento, anche se si dovrebbe anche qui vedere che non tutte le bottiglie riportano la data di imbottigliamento. Comunque, sono discorsi a parte, lasciamo perdere.
Un'altra cosa da vedersi è le controindicazioni, che spesso anche queste molte bottiglie non le riportano, per il fatto che diversi tipi di acque possano essere controindicati per determinate terapie o per gli ipertesi, eccetera, eccetera, eccetera. E uno magari compra l'acqua, non sa, e poi gli può provocare anche dei mali non indifferenti. Altre cose, diciamo, da vedere sull'etichetta, e anche queste che non ci sono quasi mai, è l'altezza della sorgente, perché più una sorgente è elevata, più l'acqua è pura, cioè pura nel senso proprio scientifico del termine, ecco, diciamo così. E ecco, un'ultima cosa che poi può essere diciamo essenziale per l'acqua è costituita dal cosiddetto residuo fisso, parolona che altro non vuol dire che si prende l'acqua, si versa in una pentola, si mette a bollire. Quello che avanza nella bottiglia, nella pentola messa a bollire, vale come residuo fisso e si valuta in milligrammi per litro. Quindi se si ha un valore di 500 mg per litro di residuo fisso, cioè che poi sarebbe le scorie, i corpuscoli contenuti nell'acqua, diciamo così, si ha un'acqua oligominerale inferiore a 500, tra i 500 e i 1500 mg per litro un'acqua medio minerale, superiore ai 1500 mg per litro e quindi assai a contenuto di minerali, acqua appunto minerale o altamente minerale. Senti, senza troppi paroloni, perché effettivamente è interessante, sì. Però magari con parole un pochino più semplici, vedo qui hai molte bottiglie, no? Sì. Da questa ricca collezione, che presumo, quante bottiglie saranno? Una ventina. Una ventina di bottiglie circa. Sì. Ci può... sì, una ventina di bottiglie, vabbè, non ha importanza, tanto per avere un'idea più o meno approssimativa. È preciso, sì, ci siamo conosciuti da poco, molto... No, è che vorrei, ecco, chiarire... Sì, certo, no, fai bene. Allora, le funzioni terapeutiche di alcune di queste tue bottiglie di questa collezione. Questo interessa anche a me, perché anch'io ho bisogno di diuretico, di cose, Dunque, però qui vorrei premettere una cosa. Certo. Cioè l'acqua non è un medicinale, anche se può avere proprietà medicinali. Cioè l'acqua più che guarire favorisce la guarigione, è una cosa ben diversa. Ci sono, qui ne abbiamo detto una ventina, di acque minerali che si possono dividere in due grandi gruppi, secondo la funzione terapeutica per cui sono indicate. Abbiamo da un lato le acque che favoriscono le malattie epatobiliari, ovvero le malattie che concernono il fegato e la bile. Dall'altro invece abbiamo acque di tipo gastrointestinale, per chi magari soffre o di stitichezza o di digestione difficile, eccetera, eccetera. Qui però il discorso sarebbe ampio. No, per carità, cerca di stringere. Posso ecco. fare una domanda, Simone? Io ho un po' tutte e due le cose, sia il diuretico sia la stitichezza, cioè c'è un'acqua che riesce a... Difficilmente ci sono acque di questo tipo. E devo avere due. Però potrei consigliare una cosa che poi consiglia anche ai telespettatori, che è il fatto che l'acqua non va mai consumata sempre la stessa, cioè periodicamente ogni 15 giorni, ogni settimana, ogni mese eccetera eccetera, andrebbe cambiata l'acqua, il tipo di acqua, perché... Perché seguire, si dice in gergo tecnico, una dieta con la stessa acqua porta poi a uno sviluppo, non so, se un'acqua è troppo sodica, porta a uno, cioè che uno assume su di sé troppo sodio, mentre magari non cura molto calcio e robe simili. E quindi sarebbe più opportuno cambiare anche diverse acque. Beh, dobbiamo stringere perché abbiamo sempre meno tempo. A proposito di acque, posso fare una domanda curiosa a Ramon? Sì. Tu hai un ristorante, un altro locale che poi vedremo più tardi, durante lo spazio che riserveremo a te. Ma userai quindi nei tuoi locali delle acque minerali? Sì. Sentiamo un pochino, che acque usi te? Beh, in particolar modo la primaria, sia naturale che è gasata, la San Pellegrino. Poi tengo Ferrarelle, per coloro che amano un'acqua un pochettino meno... Dobbiamo cambiare i microfoni? Scusi un attimo dalla regia, cioè devo cambiare. Cioè,
cioè cosa va più questo? Dobbiamo ridire il discorso? Beh, cioè non si è sentito niente? Bucato. Possiamo continuare allora, eccoci, no, scusiamo allora. E poi vabbè, c'è la aspetti un attimo, facciamo parlare. Ecco, lui dice le acque che ha. Cioè, allora no, dicevamo al ristorante, c'ho la San Pellegrino, San Pellegrino è un'acqua che alla gente gli dà prestigio, ecco, per cui. E poi, naturale, ho la Fiuggi e la, dicevo, la Ferrarelle, quella che non è eccessivamente gassata, questo, la panna ho usato. Allora, se sente un pochino un commento su questi sì, tipi di... diciamo potrei... Aspetta, microfono. Ecco. Diciamo potrei rivedere sulla San Pellegrino e sulla panna. Sulla panna, in quanto è un'acqua a basso contenuto sodico e quindi magari può nuocere a chi ha o a tipo ai ragazzi anche soprattutto o alle partorienti, chi magari sta aspettando... È in zona, è stato interessante. Mi sembra per la San Pellegrino invece per quanto riguarda quella gassata sì. È molto forte il grado di gas ammesso, perché anche qui si potrebbe ecco, hai immesso il gas sì. Non è naturale. Aspetta, accendo un pochino del mio microfono, purtroppo no, abbiamo avuto dei problemi tecnici. Faccio da giraffa io. Da giraffa. Ma diceva ecco, è immesso, è artificiale sì. Il gas. No? Ma è quello in tutte le acque gassate, il gas. Non sono mai naturali le acque gassate, ecco, perché io. C'è l'opera umana che gasa l'acqua. Però c'è una percentuale anche di gas, ora non vado nella ecco. Parte tecnica, ma c'è proprio anche nei gas, l'acqua San Pellegrino gassata è una che ha un più alto valore di gas in essa messa e quindi può provocare vabbè. Anche lì problemi. Vabbè, vorrei andare avanti, così Ramò... Comunque no, insomma, no, mi sono sei un pochino organizzato anzi, molto vedrei. Bello. Guardavo questa frasassi perché io ho visitato la grotta di ho visitato le grotte di Frassassi e ecco non sapevo perché poi anche da dire un'altra ecco, cosa in proposito delle grotte che c'era una legge dell'80 del maggio dell'80 1980 che obbliga le case produttrici di acque ad avere lo stabilimento a 100 metri dalla fonte. Quindi c'è cioè, proprio l'imbottigliamento diretto. Onde qua. Evitare ecco, il trasporto della. Beh, comunque. Beh, ecco, dobbiamo, grazie. Bravo. Dobbiamo. Questa è una cosa che mi ha veramente. Stringere tutto molto manuale. Cioè, questa ma prima diceva, ecco, non ho capito ma questo. Abbiamo un po' di scusi, sì. Diceva sommelier, ecco, sommelier. Ma non no, si può chiamare più sommelier a questo punto no, il personaggio che studia le acque, che serve le acque in un ristorante. No, ma generalmente non esistono i servitori o diciamo i sommelier di acqua nei ristoranti. Appunto, è una professione che sta nascendo, peraltro c'è anche il professor De Ploris a Firenze dell'università che si occupa appunto anche di acque. Ecco, questo lo vediamo. Grazie. Ok, ripassiamo giustamente Ramò e purtroppo siamo ridotti con questo, si è sciupato il microfono, credo, non siamo più. Allora andiamo avanti, abbiamo pochissimo tempo, quindi risposte brevi. Allora, vediamo un po', alcune acque sono prese dal rubinetto pur non avendo controindicazioni, com'è questa faccenda? Sì, risposta brevissima, è 3 secondi. È successo anche a Genova l'anno scorso che delle acque erano state messe illegalmente che contenevano percentuali minime di ammoniaca, nitrati, anche mi sembra piombo e quindi provocavano disturbi a chi le beveva. Ecco, ecco. Allora, gassata o naturale, qual è migliore, in vetro o in plastica? Brevissimo, pochi secondi perché mi dicono di stringere. Gassata o naturale dipende anche dai gusti diciamo personali, ecco. Però personalmente io consiglierei le effervescenti naturali, come diceva prima Ramon, la Ferrarelle perché... non è l'opera dell'uomo che gasa, ma è la natura che proprio sembrano le bollicine quasi divine di Dio che mette. E in quanto in vetro e in plastica non vale tanto il vetro e la plastica quanto la possibilità della buona conservazione dell'acqua. Beh. Perché il vetro, come anche prima dicevo, c'entra nei raggi solari o della luce e quindi l'acqua si può rovinare. Nella plastica, sia PET che PVC, che sono diversi tipi di plastiche, succede che ha una siccome è biodegradabile, ha tutta una struttura chimica particolare la plastica, che può diciamo rovinare le qualità organolettiche dell'acqua stessa. Bene. Quindi. Ok, di tutte queste acque che hai a disposizione, io continuo a darti del tu perché insomma sei giovanissimo, sì, 19 sì, anni, prego. Me lo concedi. Prego. Allora, di tutte queste acque che hai qui, qual è la più costosa? La più preziosa, costosa. Di queste? Sì. Ma direi
senz'altro dov'è questa? La Tettuccio, anche perché è un'acqua che la Tettuccio facciamo vedere alla camera, dice agisce. Scusa, dicevi Ramon, ma non si può avere quell'altro microfono della camera. Microfono che ha Jessica. Non si può bere a tavola, la Tettuccio non si beve a tavola. No, però è sempre un'acqua che ha particolari proprietà. Sì, 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 quello è vero, ma non si beve a tavola, mentre la Frassassi, la Fiuggi, quello lì, cioè te dici... No, ma acqua in senso... qualsiasi tipo di acqua. Io, per esempio, lì nel locale mio, ho fatto la tameretta, l'ho fatta io, 3/4 di tamerici, 1/4 di torretta, è venuta una buona acqua, devo dire. Poi me ne la tameretta. È vero una battuta, perché siamo per Ramon. Sì, la reginetta l'ho fatto l'altra volta. È scherzoso, Ramon non si sa mai. Faccio le miscelazioni delle acque di Montecatini. Interessante. Prendere... Ok, continuiamo con le domande, io addirittura tengo il microfono così, perché tanto così lo passo dopo a Ramon. Allora, prima di fare il test, e poi vedremo, abbiamo un test molto interessante al quale ti dovrai sottoporre, so che vuoi aggiungere qualcosa su come bere correttamente. Come si deve bere correttamente? E oggi con il fatto che si mangia velocemente, si beve anche male. Diciamo le cose, e quindi porta tanti problemi, le cose principali per bere correttamente sono quattro. La prima è avere le labbra inumidite. La seconda è di non respirare, ovvero di non introdurre aria nell'esofago insieme mentre si sta bevendo, quindi di trattenere il respiro. Anche perché poi può provocare, non so, singulti, singhiozzo e robe. Ho subito l'altra sera una quasi sincope vagale in funzione di un fatto di quel genere lì. Sono crollato a terra, quindi, è stato incredibile. Che ho aria insieme. No, io vi sto guardando perché sono cose per me tutte molto strane. Comunque sono interessato. L'ambulanza, vedrai, lo saprò. Non so se ci prende in giro. Guarda che è molto serio questo ragazzo. Bevevo una camomilla, bevevo acqua, bevevo una camomilla, ho respirato, si vede, si è micelato, mi hanno soffocato e sono andato in sincope vagale. Allora, vedi. Passiamo ora, vediamo un pochino. L'acqua che si dovrebbe risucchiare la saliva, anche perché può, diciamo, deturpare il gusto vero dell'acqua che si sta ingerendo, e il bicchiere di cui abbiamo qui l'esempio per il test va posto sulle labbra bacinanti, cioè così. No, questa mi è piaciuta, ridimmela. No, cioè, come sono le labbra abbacinanti? Cioè, non so il termine. Non lo so io, cioè, lo vuoi sapere? Non le labbra abbacinanti. Cioè, non spalancata. Bello, cioè, così abbacinanti. Come voglio dire baciare una. Lo voglio dire alla mia mamma, cioè, nel senso qua. Come se uno baciasse. Ho capito, abbascio proprio. Okay, bene. Ora ti prego, Ramò, capisco che è una cosa un po' curiosa, interessante. Però il mio lavoro. Lo so, è il tuo lavoro, però ti prego di non interrompermi più, perché sennò non finiamo più. Allora, faccio un po' confidenza in amicizia. Ok, andiamo avanti. Passiamo ora al test al quale noi ti sottoporremo. Allora, Ramò, no, tranquillo. Sì, ti prego, Ramò, tu lo benderai, ti passo, qui c'è un mio fazzoletto. Una band. Vediamo un po', lo venderai, vediamo un po', qui. Notare che è bendato, pulito, non so se riesce. Non ci sono nessuna cartola. Ecco. Lo bendo. Poi vi spieghiamo perché dovremo bendare. Lui riconosce le acque. Lui riconoscerà le acque, sì. Cioè dovrebbe riconoscere le acque, così dalla redazione mi hanno detto. Ecco, è bendato? Aspetta, poi la prova. Non ci vedo. Che succede? Dobbiamo interrompere? 5 minuti? Ancora? No, vabbè, è bendato, non vedo. Ma noi dobbiamo continuare con la trasmissione? Possiamo continuare allora? Andiamo avanti, vieni. Allora, vieni qui davanti, vieni, bendato. Vieni qui, ti giro io, vieni. Vai, mosca shaker. Ok. Monti. Ora qui noi, vediamo un po' che mi sono segnato tutti gli appunti, tu puoi continuare a parlare. No, tu devi soltanto controllare mo seduto, in poltrona. Sì. Subito rincicchettiamo Ramò. Hai fatto il tuo avere, lei... Però, sì, va bene. Va bene, per bere forse ha difficoltà? Vabbè, ci organizziamo qua. Allora, ora prego, te dovrai riconoscere, tra queste ci saranno 20-22 bottiglie, noi ne sceglieremo tre, la signorina Jessica, sì. Ecco, la signora Jessica sceglierà 3 bottiglie, va bene? E io ti verserò in questi 3 bicchieri, va bene, qui ce ne sono 4, ma noi ce ne servono 3. Sì, in questi 3 bicchieri ti verserò le 3 acque e tu le dovrai riconoscere, va bene? Allora, puoi leggere? Proverò. Sì, si prova. Allora, Jessica, scegli 3 acque a piacere. Vediamo un pochino qual è... Non è che è facile.
Quelle che ti pare, qui c'è Fantantonio, Ferrarelle, No, le dico tutti i nomi di tutte le altre. Certo, no, non ho fatto nome. A parte che le marche, essendo mia la collezione, le conosco. Non è un problema. Allora, intanto Jessica sta scegliendo le acque, partiamo, vediamo un po', voglio mescolare perché ho sempre paura che gli ospiti si mettano d'accordo. Allora, vediamo un po'. Chi si infiere? Quale? No, va bene così. Beh, puoi accomodare. Accomodati pure. Allora, partiamo verso io. Aspetta. Siamo pronti? Io voglio vedere, c'è una cosa che mi interessa. Questa è la prima acqua, la seconda acqua e questa è la terza. Là. Aspetta, ma posso spendere? Vuoi fare un cambiamento? Sì. Che hai visto? No, perché vorrei che... Vediamo un po'. No, io non vedo, assolutamente. Allora, vuoi fare degli spostamenti? Oh. E versa un pochino perché abbiamo avuto dei problemi, è caduta prima. Allora. Praticamente era... Ah sì, vabbè, ma non è importanza, tanto non conosce l'ospite in questo momento, d'accordo. Partiamo da qua, va bene partire da qua? Sì. Ok, non capisco la differenza. Comunque, signorina, lei è una cantante, è artista, no, prima devo versare. Allora, vediamo un po' di capirci qualcosa, stia calmo, capisco che in questo... No, è questo telo sopra che mi... Allora, ne verso... Poca, perché basta poca. Ormai l'ho già messa un pochino, cercherò negli altri bicchieri di metterla meno. Ramon, tu controlla, sì, che io faccio tutte le cose per bene. Lei non si ubriaca, lei si... No, acqua, assolutamente. Ma non possiamo... Anzi, c'è un astemio di natura, quindi. Ah, qui ho dato l'altro, secondo bicchiere. Bello. Due bicchieri fatte, stia comodo. Terza bottiglia, che un pochino si è rotta, speriamo che... Ecco, terzo bicchiere. Perfetto. Incredibile e meritato. Questa è veramente una trasmissione curiosa, è una cosa che non mi è mai capitata. Dovremmo avere tre bende per coprirle. Tre bende, tre cenci. Eccolo qua, tre cenci, sì. Detto proprio alla toscana, Ramon. Perché cenci dice male di straccio, Che poi, dico la verità, si può anche dire ai nostri telespettatori, prima durante la pubblicità sono cadute un po' di acque, perché bisogna giustificare la confusione che c'è sul tavolo. Ne avevamo molte di più. Va giustificato, il signor Monti, anzi Omar, gli diamo del tuo ormai, sei un pochino impermalito di questa cosa, ma tutto a posto. Niente problema. Ci penserà allora, dottor Bardelli dopo. Vediamo un po'. Cominciamo allora, se è detto da questa? Sì. Ecco. Allora, vediamo un po'. Posso sbendare? Sì. Sì, possiamo sbendare, Ramon. Aspetta, lo sbendo io. Lo sbendate, ma... Venga, no, è giustamente che sta soffocando. Ecco, tutto. Un po' di la pubblicità? Possiamo continuare? Sì, e io... Abbiate pazienza perché già la situazione è un po' movimentata. Vi prego dalla regia anche un po' di collaborazione. Ecco, io vediamo un po', mi ho tutto posso intervenire? No, ora lasciamo... Magari se... Ecco, te lo reggo io. Allora, proviamo, diciamo... Sta riflettendo. Oddio, scusate, ma... questa... no, scusate, ma... No, l'ho riconosciuta, perché è una... È perfezione naturale, no, scusate veramente, ma faccia, è comodo. Non c'è niente di male, ora si sorride, sono cose non se la prende a male. No, scusate. Spieghi il perché, via, vedo che c'è. Ho riconosciuto una perfezione naturale ad alto contenuto sodico, è una Ferrarelle. Bravo, comunque senti, va scusato perché è riuscito a indovinare, bravo, bravissimo. Passiamo, sincerarmi. Sì, è questa. Vabbè. Complimenti. Facciamo vedere. La Ferrarelle, se facciamo vedere. Magari a casa non ci credo. No, è Ferrarelle. Ecco. Quelle altre bottiglie si possono togliere, sono molti lì dal tavolo, o le dobbiamo lasciare? Ecco, magari per far vedere. Ecco, per far vedere. A casa a volte non ci credono. Ecco, ok, andiamo avanti. Secondo bicchiere. Purtroppo quando siamo in diretta a volte succedono, lascia bene così Silvia. Ecco, vediamo se addio. Scusate. Non sta dove. Che è successo? Mi
stanno stranamente. Come stanno stranamente? Vabbè, un attimo soltanto, vabbè, sono un attimo, non, allora, vediamo un po', Ramon, che ne pensi, cerchiamo di, che ne pensi di questi assaggi, di queste acque, Ramon? Come mai stai ridendo? Ora mi fai sorridere anche me, purtroppo siamo in diretta, Ramon, non ce lo possiamo permettere, vediamo un po', che stai guardando? La marca dell'acqua? Sì. Perché cosa? Ma è uscito, io non capisco, è uscito dalla diretta, è sparito. Ramon, cerchiamo di intrattenere il pubblico. Sì, ti vedo un attimino. Cioè, no, cioè giuro, sono rimasto. Poi l'ospite. Eccolo qua. Qua cioè, che è successo? L'hanno chiamato in sala di là perché c'era su due, scusate, sul studio 2, i primi resoconti delle elezioni politiche. No, che è successo? No. Che è successo? No, siccome ci sono determinate acque, anche prima scusate per, ma purtroppo si diceva prima De Coramona anche della Tettuccio, questa qui è un'acqua altamente diuretica, direi non è la Tettuccio, penso la Oliveto. Bravissimo, guarda, possiamo togliere la Oliveto, aspetta, togli tu, non voglio poi sbendare l'altra. Sì, Jessica, mamma mia, stasera la sera. Ok, Oliveto, complimenti. Oliveto. Oliveto. Subito? Allora si parla. No, è che era. Fa subito la pipicco. No, avevo. È da un po' che aspettavamo. Avevo. Ha delle reazioni strane comunque. No, la, non te la prendere, ma insomma sono no, po'. No. Allora, proviamo con la terza acqua, è stato bravissimo comunque, nonostante un po' bizzarre come comportamento, questo lo devo dire, però, cioè... No, giustamente, se fanno questo effetto, mi sembra giusto che sia... Vediamo, speriamo che ora non ci scappi più un'altra volta, Questa non... Questa non la riconosce, ora vediamo, ti abbiamo preso nella situazione che non riconosci l'acqua. Caro Ramò, questa volta ce l'abbiamo chiappato, come si dice dalle nostre parti. Vedo che sta continuando. No, perché questa qui non è un'acqua minerale. Sì, come non è acqua minerale? È delle tue bottiglie. No, o mi avete messo un'altra vostra bottiglia? No, non ci saremmo mai. Questo non l'abbiamo fatto perché c'è Jessica allora qua. Era su di il bicchiere. Vabbè, non ci sono problemi. Guarda, tanto qui ne avevamo uno più. E a questo punto, guarda, si rimedia subito. Perché. No, perché. Cosa possiamo fare? Dobbiamo rimentare. Allora facciamo girare. Basta io che non guardi. Sì, ecco, sta. No, ci mancherebbe. Io mi viene in mente una frase fatta, Jessica, mi puoi aiutare? Una frase fatta, il bello. Devo dire che ecco. Il bello della diretta, signori. Sì, Jessica Scemezza. Delle anomali. Ecco, sì, la sta pompando. No, qui va tutto di fuori l'acqua. Per favore, Jessica, basta poca. Sì, sì. Lei non si preoccupa se ne perdiamo un pochinina per la strada, no? Perché la bottiglia rotta l'abbiamo già persa. Ecco, meno male che la sta prendendo con spirito, perché dopo quello. Vediamo qui, aspetta un attimo ancora. Anche di peggio nella vita. Ok, ecco. Qui l'abbiamo bendata. Pronti? Pronti? Lei si può. Vediamo un pochino se riconosce l'acqua. Chi se la prende? Vediamo un po'. Questo è il bicchiere dell'acqua. Vediamo un pochino. Dobbiamo concludere? Ah sì, la riconosco, è una salcalina, la Norda. Ok, allora non so. Vediamo, non credo. La Norda. Benissimo, hai indovinato. La Norda. La Norda, guarda, bene. Prima lei dice che il bicchiere era... Era, sì, un po', non proprio... Io devo capire dalla regia se si può continuare o no, è quello che voglio capire, perché non... Dobbiamo chiudere, allora passiamo direttamente... alla canzone della nostra cantante. Un attimo di pubblicità, noi spostiamo il tavolo, un secondo solo per spostare il tavolo e facciamo la cantante. Un secondo, un secondo. Sarà meglio perché un secondo. Acquatico. Un secondo. Aiutami, un secondo vai. Solo. Pubblicità. Sì, mi sembra maggiore. Scusate, ma no, attento. Bacia il filo. Ma come Bacia mai? Bacia il filo. Le luci. Attento al filo. Filo. Ciao ragazzi. Scusa un attimo, vengo su.
La fai venire a truccarci? Fuori, Benino ci fa il tampone, si chiama tampone? No. Come allora, via. Siamo, no, quando siamo pronti? Andrea, vai, vai. Allora, benissimo, di nuovo in studio dopo questi assaggi di acque minerali. Il tempo veramente, non abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Vorrei presentare Jessica Ricci, se dalla regia me la possono in questo momento inquadrare. Jessica Ricci, una giovanissima cantante di Massa Cozzile, è una nostra gradita ospite. L'oggetto, sto parlando velocemente perché non abbiamo più tempo, era tanto che desiderava apparire in televisione e presentare una canzone. A questo punto non ho tempo di fare l'intervista, però tanto avremo tempo, magari la inviterò la domenica pomeriggio a domenica con noi. Allora, se si vuole accomodare qui al centro, signora Jessica, prego. E dalla regia può arrivare la base che ci canterà Cervo a Primavera, va bene? Ok, manda la base dalla regia per l'inquadratura. Ancora dovrebbe arrivare, un attimo soltanto, che dovrebbe partire la base. Sia tranquilla, spero non sia emozionata. Ecco qua. Io rilascerò il cervo a primavera. Ed io rilascerò un cervo a primavera. Oppure diverrò gabbiano da scogliera. Diverrò gabbiano da scogliera. Gabbiano di scogliera. Senza più niente da scordare. Senza più niente da scordare. Da scordare. Senza domande più da fare. Domande più da fare, con uno spazio da occupare. Uno spazio da occupare. E io rinascerò. E io rinascerò. Ed io rinascerò. Questo segno. Cervo a primavera. Trasformerò in qualcuno. Trasformerò in qualcuno che non può più fallire. Qualcuno che non può più fallire. Una pernice di montagna. Una pernice di montagna. Che vuole pur non sogna. In una foglia una castagna. In una foglia una castagna. E io rinascerò, amico caro, amico mio. Ed io rinascerò. Amico caro, amico mio. Amico caro, amico mio. E mi ritroverò. E mi ritroverò. In una foglia. E con pelle e più piume. Madonna. Ed io rinascerò, la sai questa canzone, come un eterno? Benissimo, sfumiamo, non abbiamo più tempo, complimenti a Jessica. Il sogno di Jessica, brevemente, qual è il sogno di Jessica? Di Jessica Ricci, qual è il tuo sogno nel cassetto? È sempre stato un mito, buon compagni, e anche la trasmissione, per me sarebbe stupendo poterne far parte. Benissimo, e speriamo che compagni abbia visto la nostra trasmissione, eh? D'accordo, allora passiamo a Ramò, l'ultimo spazio dedicato. Buonasera, a Ramò. Buonasera Ramò. Buonasera. Allora, è stata una serata così simpatica con cose un po'... Guarda, devo dire, ecco, sono rimasto allibito e costernato, cioè queste qualità, olio minerali, il test wine vine, invece che vine sarebbe water, il test water ha fatto sì. Simone. White water. Che è una cosa. Allora Ramò, abbiamo pochissimo tempo. Senti, dimmi, poco tempo. Parliamo un attimino di Ramò. Ramò ha un locale alla Cascina Egea e ristorante direttore in Viale Verdi a Montecatini Terme. Ho la Cascina Egea sul Viale Verdi e ho il direttore invece sul Via del Gallo. Vabbè, insomma, queste ora non sono cose, basta, la gente capisce. Non vorrei che uno cerchi la Cascina Egea in Via del Gallo. No, quello non ci sono. Allora, No, ma quello sono cose che magari lo conoscono tutti, ma quello non ci sono problemi, ecco. Vediamo un attimino, mi sono segnato qui degli appunti, purtroppo ora con la fretta vediamo, riesco a creare un po' di confusione anch'io. La serata è andata un po', abbiamo avuto cose un po' strane. Allora senti, sei nato il... Io sono nato il... vuoi sapere l'età? L'età. Ah, io sono del 45, la data di nascita è 26-4-45. Quindi sei un capricorno, via praticamente. Io sono toro, di corna c'entra lo stesso, no. Però rimango toro. Vabbè, poi ancora leggo qui, fin da piccolo hai frequentato le scuole, senza troppi successi. Ho ripetuto l'asilo, fallo sapere a tutti, non lo so io. Così. E ora, comunque, continua tu. Continua a parlarci. Cosa devo dire?
Parlaci della tua carriera, della tua... Beh sì, sarebbe una storia lunga. Dato che prima mi faceva le domande. Ma Omar, come è arrivata al successo avendo Cascina dal direttore? Cioè, che, qual è stata la diciamo... No, ma io nasco breve. Professionalmente da una famiglia di Parma, tutti Parma, per cui a quel punto lì anch'io ho seguito le loro orme. Da ragazzino ho fatto ragazzo di portineria, ragazzo di bar qui a Montecatini, poi sono andato a Roma, fino a Roma dove avevo mio zio che era primo Parma e primo di Roma. Da lì ho cominciato la carriera del barman. Vabbè, passiamo ora alla prossima domanda. Inghilterra, Francia, Germania. Vabbè. Finalmente sulle navi in America e poi ritornato a Montecatini ho acquistato. Io non questi allora, serie di sta prendendo un po' di fogli. Allora, Ramon, quali sono i pregi di una protesi dentale? No, aspetta, questa tutti questi fogli, un'altra domanda. Lo sai perché succede che a volte mi mettono tutti i testi, capito? C'è stato un po' un attimo di confusione e ho perso... Al signor Monti? Perfetto. Per carità. Space! C'è più confidenza e a volte succede che lo spazio si toglie più agli amici, magari. Comunque, Ramò, non so se abbiamo più spazio, comincio a fare anche, ho problemi anche a parlare dal... Non abbiamo più spazio? Benissimo, allora io a questo punto, dato che siamo nel periodo di Pasqua, anche così a livello anche di augurio, di che frase si potrebbe dire da questo studente? Una cosa bella per la Pasqua. Io voglio regalare un uovo qui in diretta. Augurale, se vuoi una cosa augurale. Sì, io spero ci sia... Una cosa propiziatoria, una parola bella. Non so se si può dire lezioni, ma diciamo speriamo che queste lezioni e la Pasqua portino buone cose per tutti. Bene, allora se mi possono passare un uovo dello sponsor, la Coop, sei tu tipo... Ok. Io... Cioè, ho detto passare. Ho detto passare, ragazzi. Cioè, questo... Mi porti per favore, portare. No, portare. Vengo... portare. Vediamo un po'. C'è la sigla? Che miseria, per la sigla allora cerchiamo di aprire ovviamente un uovo così almeno ci mangiamo un po' di ciò. Ma come devo tirar via? È conclusa la trasmissione, mi aiutate un attimo qui per cortesia? Come si fa a aprire? C'è anche la sorpresa, vediamo un po', speriamo essere 50.000 lire dentro, almeno si ecco, guarda un po'. Candy camera per Ramon da parte della nazione. Allora la nazione di Montecatini, TVL di Postoia e tutto lo studio di TVL, dal direttore, dal regista Sauro Biagioli, tutta la collaborazione. Ora ci mangiamo le uova fra le tante cose. E vi salutiamo. Se non c'era un rapporto d'amicizia, via. Allora ci ha salvato l'amicizia. Comunque questo Omar devi capire. Collaboro con la nazione di Montecatini. Non lo sapevo. Com'è come attore? È favoloso. È favoloso. Allora. Ritta Mingolli, Lucia Beccami, ma avevi chiappato in pieno. Però le oligominerali le conosci, cioè fai veramente. Mi sono studiato una settimana tutte le acque, ma ci ho passato una. Ora noi il nostro dovere, Omar, noi l'abbiamo fatto qui. Mi scuso qui per la. No, non ti preoccupare. Il nostro dovere in televisione l'abbiamo fatto. Ora dovrai prenderle un giro anche te sulla tua nazione. Senz'altro, però simpaticamente perché non siamo. Ma il primo aprile di fare un bel articolo. Siamo reazioni. Siamo già stati troppo cattivi noi. Ok, ciao a tutti, ciao. Grazie Ciao, grazie a voi. Grazie. Ciao.